Allora, secondo me non servono parole, quindi io preferisco non parlare, perché tutto quello che dovrò dire lo dirò dopo, e quello che dovrei sprecare non lo spreco, e ti dico solamente, insomma, di fare una dedica su questo pezzo. Sì, in realtà volevo innanzitutto dire che questo era un brano di mia composizione dal titolo Zippo. Zippo era il soprannome che davamo a un nostro amico d'infanzia, che era talmente piccolo, beh, avevamo 7-8 anni, era talmente piccolo che aveva le dimensioni di un accendino, Zippo. Ah, ecco. E quindi magari lo posso dedicare appunto a lui, dato che se è all'ascolto, se si ricorda anche di me, perché sono passati tanti anni, comunque lo dedichiamo a lui. Vabbè, in Zippo in arte, ma il suo nome è vero? Il suo nome è vero è Davide. Perfetto, quindi insomma un Davide Zippo, se all'ascolto magari esatto, si potrà ricordare. Comunque fantastico, noi eravamo estasiati. Grazie, volevo anche dire che questo è un brano che presento in anteprima, perché io ho realizzato un CD solista nel 2009 che si chiama La ciliegina sulla porta, che potete acquistare andando sul sito di Note Volanti. Note Volanti, esattamente. E invece questo brano Zippo sarà contenuto nel mio prossimo CD, che in realtà ho già terminato, in fase di missaggio e mastering dal fonico Antonio Porcelli, che è il fonico di Caparezza e che saluto anche. Mamma e quindi mia, a breve magari avrete Siamo la possibilità di acquistare anche quest'ultimo. In attesa di ascoltare il tuo prossimo CD. Io non ho avuto la possibilità di comprare il primo perché non conoscevo la tua bellissima musica, ma da quest'anno farà parte, il tuo CD farà parte insomma delle mie collezioni, perché grazie, sei veramente grazie, straordinario. Non lo dico solo io, lo dicono in tantissimi. E se mi permetti, volevo anche chiedere, non so, l'opinione di uno dei nostri cameraman, di uno dei ragazzi che di musica se ne intende.